assistermi, mortale. Magari un mortale, Malzi. Io sono Maximus Arefin. Benvenuti su Temperia. E vedi con un fiotto d'acqua che ti avvolge, vi arriva come un'onda addosso, venite sbattuti tutti e due indietro. Odric, cosa succede? Udric, come stai? Ti do due pacche dietro le spalle. Udric! Che è successo? Tanto assurdo. Non riuscivo a tirarti fuori. Cosa è successo? Dobbiamo fare la sfida. Ma che è successo? Spiegami. Subito. La Yugo-Roga è arrabbiata. Sentite la porta della stalla che si apre. E vedete Sotel. Sotel? Che succede? Pensavo di non uscire più. Cosa sta succedendo? Sotel? Sì. Mentre apriva, notate che aveva tipo il suo diarietto in mano, anche il pennino. Però ha aperto la porta mentre lo apriva. Sembra un po' sconvolto dalla faccia. Ma che sta succedendo? La sfida o la morte. Sì, sì. La morte. Sì, sì, sì. La Yokuroga mi ha detto la stessa cosa. La Yokuroga ha parlato con te, sicuramente. No, non solo lei. Come non solo lei? No. Come no? Tutti i guardiani hanno parlato con me. Master, voglio lanciare a percepire intenzioni per capire se dice la verità. Dice... Per dire la verità. Ok. Vai. Non capisci. Per te non è così tanto sincero. Ti sembra troppo strano. Sotel, ma cosa sta succedendo? Cosa ti sta succedendo? Non c'è più tempo, probabilmente. Tempo per... Tempo, cosa sta succedendo? La sfida. Sì, la sfida. Meno domande... Agiamo. Non possiamo agire adesso. Io non posso agire adesso, Udric. Non posso. Non ne ho la forza. Non ho l'energia. Rischiamo di morirci. Sotel, se inizi. Tirami un dado percentuale. Non posso. Senza il rischio, senza le energie, io non posso rischiare una certezza. Andiamo a riposare. Facciamo questa sfida. Udric, va bene, ma che cosa sta succedendo? Non capisco. Va bene. Non ti preoccupare. Va bene. Grazie. Sotel, cosa ti sta succedendo anche a te? Tra te, Mekira, ma cosa sta succedendo in questo tempio? Cosa succede nella mia vita? Tanquazione. Quanta conoscenza, quanto sapere. Ma cosa dici? Mi avvicino col... Lo prendo per le spalle e faccio... Ma che dici? Cosa stai dicendo? Guardiani... Provo a schiaffeggiarlo, però senza fargli effettivo male. Uno schiaffetto per svegliarti. Ma che dici? Cosa dici, Sotel? Perdonami, quello che ho visto e sentito è cosa di veramente
veramente elevato. Vale. Cosa hai visto? Cosa? Ho visto i guardiani, come ti ho già detto. Lo lascio, appena sento la parola guardiani e faccio un passo indietro. Che... Hai visto i guardiani? Andiamo, sì, sì, per favore, a riposare. Woodrick, è importante che cosa ha visto. Dopo. Dobbiamo... Ha ragione Woodrick, dobbiamo fare la prova. Vita. Fare la prova. Sotel. E l'hanno ribadito. Lanciami un dato percentuale. 100%. Dentro la tua testa senti la voce di tuo nonno che dice: usalo, ragazzo, usalo. Noti che la tua mano si illumina di verde. Percepisci come se ci fosse qualcosa, una parola che devi pronunciare. Noi vediamo questa cosa, Master. Vediamo, sì, che si illumina la mano. Voi la vedete. Sotel, guarda la tua mano. Cosa sta succedendo? Mi ha chiesto di usarlo. Sotel, percepisci che è imperativo che tu dica una parola. Due, cosa, per la precisione. Sotel? Nonno. Kraga Mega. Istintivamente ti viene da chiudere la mano. Goodrich, sei ancora con la testa sotto l'acqua. C'è Valimar che sta cercando di tirarti indietro. E Sotel, tu stai andando verso la porta. Mi ricordo qualcosa? Sì, ti ricordi tutto quello che è successo. Noi in questo no, voi no. In questo momento Valimar, tu riesci a senti Goodrich, senti le parole della Yukuroga, e Valimar, in qualche modo tu e Goodrich venite tirati indietro da un'ondata d'acqua, e proprio in quel momento Sotel, tu entri dentro e ci sono loro a terra tutti bagnati. Cosa sta succedendo? Goodrich. Ehi, respira, respira, piano, piano. Respira, piano, piano. Sì, lui dirà che dobbiamo fare la prova perché la Yukuroga l'ha detto. Ma cosa dici, Sotel? Aiutaci, sta male. Cosa? Come stai, Gude? Come? Respira, piano, piano. Fai profondi respiri, Goodrich. Respira. Respira. Che dici, Sotel? Cosa stai facendo? Parla, Goodrich. Parla. Goodrich? Va meglio? Ma dimmi. Dimmi. Come va? Come stai? Stavo quasi per rimanerci. L'ho visto, lo vedo, ma cosa è successo? Ho sentito una forza immensa trattenermi sott'acqua. Lo so, non riuscivo a tirarti fuori, non ci provavo, non ci riuscivo. Pensavo di morirci. Dobbiamo fare la sfida della Yukuroga. Istantaneamente guardo Sotel per... Sì. Ma come facevi a saperlo? Subito. Come facevi a saperlo, Sotel? Fascinante. Cosa? Che noti una cosa strana, Sotel. Ciò che avevi scritto nel tuo diario c'è ancora. Quello che hai scritto mentre eri lì dentro c'è ancora. Gli appunti che hai preso. Ci sono i miei appunti.
Se... Noti le parole, Valimar, dal suo sguardo sembra non credermi, come fai sempre mentre prendi gli appunti. Sì, anche prima non mi credevi. Sì. Prima? È la prima volta che ti vedo da quando... Perdona. Che dici? Master, faccio un percepire intenzioni. È strano, questa volta è sincero. Ma Sotel, ma cosa dici? Io mi rialzo. Non ti capisco. Non... Spiegaci per favore. Valimar, penso di aver viaggiato nel tempo. Viaggiato nel tempo. Avrebbe senso, Master, un percepire, cioè, nel senso. Tiro su percepire intenzioni. Cioè, io sento questa cosa. Master, un tiro su memoria per ricordare se mio padre mi ha mai parlato di questi di viaggi possibili nel tempo o cose del genere. Si può fare? È estremamente sincero. Mettiti un segnalino su percepire intenzioni. Tuo padre ti ha parlato di tira memoria, quindi intelletto. Sì. No. Ma di cosa stai parlando? Viaggi nel tempo. Ma com'è possibile? Non ho la minima idea. Però... Sotel, con la coda dell'occhio vedi che ci sono dei pezzetti di ghiaccio che stanno fluttuando fuori dall'acqua. Ne vedi uno che ad una velocità impressionante trafora il collo di Valimar e gli stacca la testa di netto. Vedi la testa di Valimar che sta rotolando per terra, si accende la mano, ti si accende la mano e percepisci che devi dire una parola. Kragamega. Non capisci perché, però Gudrick c'hai la testa sott'acqua. Valimar gli stai tirando indietro e tu sei Gudrick. Fuori dalla stalla. Gudrick! Ti avvicini alla stalla e appena entri, proprio pochi secondi prima, noti che c'è Valimar che sta cercando di tirare fuori Gudrick e in quel momento vengono tirati fuori entrambi e un'ondata d'acqua vi riempie, anche a te Sotel, ti arriva addosso Sotel. Un loop. Gudrick, un loop. No, Valimar. Respira. Respira. Cioè, vieni a darmi una mano. Valimar. Cosa? Ti prego. Cosa? Mi conosci da pochissimo e lo posso comprendere. Siamo in una specie di loop temporale. Ma dobbiamo fare la prova. Dobbiamo fare la prova adesso. O non ne usciremo più. Adesso. Master, non io lo posso. Sentivo, ovviamente, sembra le solite parole. Non posso fare la prova. Ho pochissima energia, non Dobbiamo riesco. Dobbiamo fare la prova adesso. Ma non posso. Se i miei ragionamenti sono giusti, ripeteremo questo momento in eterno se non facciamo la prova. Master, io ti lo faccio per intenzione. Mentre dice che è agghiacciante, noti che pian piano l'acqua sembra diventare di ghiaccio. Prima non l'avevi notato. Però leggermente l'acqua sembra avere una brina particolare. Usciamo da qui. Fidatevi di me, usciamo da qui. Esco no. Pure io. La porta non si apre. Provo a sbattere la porta. Proprio in quel momento vedi che dall'acqua sembra apparire una specie di scheggia di ghiaccio che passa poco dietro a Valimar, che si è avvicinato per aprire la porta. Gli passa dietro e si schianta contro il muro. La porta non si apre. Vedi? La Yukuroga vuole che facciamo la prova adesso. O moriremo. Ma cosa sta succedendo? Chiamo la veloce. Pure a me ha detto facciamo la sfida o moriremo.
Non ho le energie, non posso, non posso chiamarla. Prendo la pozione, prendo la pozione. Ok. Bevi. Prendo la pozione. Bevi la pozione e appena la bevi c'è un effetto stranissimo. Quale? Leggi. Io no. Cura ferite piccole. Dannazione. Cosa mi hai dato? Chiamala. Va bene, va bene. Lascio la boccetta e corro davanti alla pozza, all'abbeveratoio. Che si sta lentamente solidificando come se fosse ghiaccio. Grande, qua. Grande guardiana dell'acqua. È sempre più siamo ghiaccio. Siamo pronti. E tiro un richiamo del guardiano. Ok, tiro il percentuale. Spazio completamente vuoto. Noti di essere in una presenza di acqua ovunque. La gigantesca presenza della Yukuroga di fronte a te si palesa. So già tutto quanto. Con un ghigno molto particolare, con una voce poco femminile per l'ampiezza e per la grandezza che è, ti dice: chi porterai con te per la mia sfida? Gudrick e Sotel. E sia. Vedi che è come se tu venissi preso da un turbinio d'acqua. Anche tu, Gudrick e Sotel, sembra che scompariste da dove siete in quel momento. Io lo riconosco, Master, penso che lo riconosco a quello dell'altra volta. Però. È simile all'altra volta, sì. E vi ritrovate in una placca di ghiaccio. Estraggo spada e scudo, visto anch'io. Già l'altra volta che si okay. Stava ve lo concedo, ve lo concedo tutte e due. C'ho anche il tempo di castarmi scaglia del guerriero. Adesso vediamo. Possiamo, ok. Quello volevamo sapere. Cioè, sapendo che ero già lì, volevo Sotel, guardando quella cosa, guardando esatto. Avanti a voi, notate che ci sono degli elementali, sembrano elementali d'acqua. Tu, Sotel, li hai già visti perché te li fece vedere tuo nonno in un libro, mentre Valimar e Franz li avete visti l'ultima volta. Va bene. L'unica cosa che noti, Sotel, è che con la coda dell'occhio vedi come una punta di ghiaccio apparire tra le gambe di Gudrick che esce, lo perfora completamente, lo strappa quasi in due e gli esce dalla bocca e la tua mano diventa completamente verde. Kragamega. Dopo pochi secondi state ritornando nel turbinio. Hai appena finito di evocare. Tu eravate lì nella stalla, tu e guardi Gudrick che vi fate un cenno, scomparite e riapparite in quel posto lì dove eravate prima. Tiro fuori scudo e spada, Master. Io pure, Master, tiro, okay. Fuori spada, tiro fuori spada e scudo. Ho il tempo di usare scaglia del guerriero. Un attimo. Gudrick, togliti da lì. Faccio un passo. Fai un passo avanti. Mentre fai quel passo avanti, una punta di ghiaccio esce proprio dietro di te, proprio schivandoti la testa praticamente. Ora tirate iniziativa. Doppia azione per Sotel. È il turno di Sotel che inizia per primo. Hai visto questi elementali formarsi dall'acqua e uscire, e dopo la punta che è uscita dietro Gudrick hai notato che beh, gli hai appena salvato la vita. Sì. Dai tuoi ricordi. Innanzitutto vorrei assaggiare le difese di questo elementale qua. Vediamo un po'. Sì. Usando un dardo incantato, Master. Ok. Letua i fili. Quanti te ne partono? 3. Si schiantano sopra una barriera, tutti e 3. Ok, perfetto, è quello che volevo sapere. Con la seconda azione mi casterei una barriera a livello 1. Concesso. Lanciati la barriera e poi? E poi. Beh, mi è concesso.
due parole? Sì. Barriera magica. È il tuo turno, Valimar. Io mi vorrei castare Aura di Fede, Arma Sacra e Aura Protettiva, essendo azione gratis e azione immediata. Quindi vuoi fare come azione gratuita? Arma Sacra. Come azione immediata? Aura Protettiva, come azione Aura di Fede. Concesso. Tiro per vedere quanto tempo ho Aura Protettiva? Posso? Chiaro, tira. Shnassara. E mi sono pronto. Ok, hai castato tutte e tre così? Sì. Sull'arma ti serve quindi sulla spada, giusto? Sì. Perfetto. Avanzano molto velocemente verso di voi i tre elementali dell'acqua. Mi sembra che quasi in contemporanea facciano delle mosse e vi lanciano queste aghi di ghiaccio che vengono dalla vostra parte. Adesso. Classe armatura. Di Goodrick. La mia classe armatura. Attimo solo che c'è l'altro file aperto. 22. Questo lo conto come primo turno, Master, così per contare. Sì. 22? Sì. Pari o schivi? Paro. Ok. Tiro. Esperto più 3. Lo so. ...26. Sei riuscito. Sei riuscito a parare un po' con lo scudo, un po' per fortuna l'armatura... Tanti di questi aghi cercano di colpirti, ti metti dietro e riesci a pararti con lo scudo. Sotel, classe armatura. 17, Master. Tanti di questi aghi cominciano a colpirti. 13 per 2, 26 danni. Ok, cosmo. Tutti gli aghi cominciano a colpirti, ti spaccano la barriera e poi ti penetrano la carne. Valimar, classe armatura. 25. Niente. Forse è l'aura di fede. Sembra fermare tutti questi pezzetti di ghiaccio. Sembra che vengano fermati proprio da quell'aura che ti sei lanciato. Goodrick, è il tuo turno. Beh, vedendomi... Domanda tecnica, Master. Questo rientra tutto nel turno, nel senso Goodrick, io, loro che attaccano, è sempre tutto nello stesso turno? Questo è un round completo. Sì, tu calcola che tutto questo accade praticamente nel contemporanea. Ok, perfetto, grazie. Dai 3 ai 5 secondi è indefinito. Ok, grazie. Casto Sky del Guerriero. Ok. E avanzo. Ok. Sotel, è il tuo turno. Sì, Master. Mi è concesso un rapidità di mano per tirar fuori la balestra leggera elfica. Concesso. Tira rapidità di mano. Sei un po' lento, riesci a estrarla e a incoccare ma non a sparare. Ok, mentre mi muovo posso dire due parole? Concesse. Ma questo è un rialzo, Master? È un leggero rialzo, sì, è come se facesse una piccola punta, ma non tanto alta, sarà alta 50 cm in più del terreno, mezzo metro. Io vorrei chiedere una cosa, sì. La pietra l'altra volta l'ho vista o no? Sì. Quella che c'era al centro. Sì. Questa volta non usciva, c'era. No, non c'è nessuna pietra, usciva da lì. Mi sposto, sì, all'incirca lì, dicendo sono ferito, con la balestra in mano. Togliamo la... Ok. E termino il turno. Valimar, io vado in questa direzione, faccio l'azione di fronte a lui, provo a colpire l'elementale.
Tiro per colpire. Ti bene. Colpito, dammi danni. 10. Vedi che gli asporti via una parte di pezzi di ghiaccio e acqua di cui è formato, tant'è che rimpicciolisce leggermente. Lo colpisci facendo questo. Ed è il turno loro. Quello che è davanti, Valimar, prova a prenderti con degli artigli ghiacciati che gli si creano mentre cerca di prenderti. Da prima che era più grosso di te è diventato grosso quanto te praticamente. Era un poco più grande e si è rimpicciolito quando l'hai colpito. Ok. Classe armatura. 25. Niente da fare. Aura di fede, il tuo scudo e così sembrano impedire a questo elementare di colpirti. Goodrick. Classe armatura. 22, master. La tua spada e il tuo scudo messi insieme uno accanto all'altro riescono a deviare questi due artigli che ti attaccano rapidamente. Sotel, quello di fronte a te sta ancora muovendo le mani in modo particolare e le emette verso di te, e tutti questi aghi vengono dalla tua parte. Classe armatura 14. Colpito. Allora subisci 15 danni. Mazza. Okay. Che cazzo. Continua a colpire. Ed è il turno di Goodrick. Meno con la spada. Vai, tiro. Anzi, per colpire. Penso pure al mio maestro. Sono un incazzato nero. Proprio quello che è successo pure nella campana. Mm-hmm. Infatti uso tenacia sui danni. Vai. Tenacia 2. Ok. Sul primo attacco, master. Mm-hmm. 23. Colpito. Dammi danni. 25 danni. Ok. Sveglia. Vedi che quando tu lo colpisci è come se gli asportassi dei pezzi, e dall'essere più grosso di te diventa più piccolo di te. Come se si fosse ristretto quando l'hai colpito. Posso col secondo attacco? Vai col secondo attacco. Tenacia devo dichiararlo prima del secondo o sempre? Posso dichiararlo adesso? Sempre. Cioè, no. No, dico, posso dichiararlo adesso? No, ogni volta che c'hai prima di un tiro devi dichiarare le tenacia. Posso dichiararlo. Infatti questo a parte per i danni. Cioè, se vuoi mettere tenacia nei danni devi dirlo prima del tiro per colpire. Sì, sì, ma io dico, se adesso voglio usare di nuovo tenacia posso sul secondo attacco, giusto? Sì, sì. Perché non ho tirato per colpire. Ok, perfetto. Uso tenacia sul tiro per colpire, di nuovo tenacia 2. Vai. 15. Ok. 15, non riesci a colpirlo. Non riesco? No. Ok. Vedi che si muove leggermente e la tua spadata passa attraverso, per un attimo si stacca la parte di braccio, cioè la parte della questa zampa che viene da questo turbine d'acqua e ghiaccio, si stacca, la spada passa in mezzo e poi si ricompone. Come se ti avesse schivato. Ah, poi? Basta, ho finito la mia azione. Sutel, è il tuo turno. Provo a scoccare il dardo, master. Ok. 20 danni, master. Ok. È come se tu riuscissi a inquadrare una parte al centro del petto che ha come un cristallo fatto di ghiaccio che ruota e lo colpisci. Sembra che tu lo spezzi e quell'elementale che hai davanti diventa più piccolo di te. Come se rimpicciolisse particolarmente. Ok, mentre mi muovo mi concede due parole? Concesso. Colpire petto! E mi sposto verso... Malimar, è il tuo turno. Provo a colpire, però dopo aver sentito quello che ha detto Sotel, provo a infilzare il petto del, okay, dell'elementale. Tiro per colpire. Voglio tirare, sì, voglio aggiungere tenacia più 2 al danno. Ok? Ok. 19, tiro per colpire, eh? C'è il crit con la spada. Ho il crit con la spada. Tenacia 2 o 1 hai fatto? Tenacia 2. Ok. Ora me lo tolgo. Sono 26 più
4. 26 più 4. Quindi 30 danni. Praticamente sì. Vedi che diventa piccolissimo. Cioè lo colpisci la parte che riesce a prendere del petto, gli spezza una parte di quel cristallo che solo adesso hai notato, che sembra essere, a differenza di tutte le parti di ghiaccio che girano intorno all'elementale, sembra essercene una ferma, stabile, che gira come se fosse una specie di rombo al centro. Lo spezzi e diventa molto più piccolo. Posso dire due parole? Sì. Mirate al cristallo. È come un cosino davanti a te adesso. Ok. Sarà è meno alto di un gnomo, quindi è più okay. Piccolo anche. Ed è il turno loro. Quello lì che hai davanti, Valimar, vedi che cerca di colpirti un ginocchio con un artiglio di ghiaccio, classe armatura. 25. Niente da fare, sei troppo protetto. E vedi che la sua mano è come se si rompesse, di ghiaccio si rompesse contro un'aura che ti sta proteggendo. Vedi questo dall'altra parte ti si avvicina. Ti si avvicina ancora di più, però è piccolo. E vedi che sta ruotando le mani e lancia verso di te ancora quegli aghi che si formano di prima. Classe armatura. Mentre lancia tutti quegli aghi, vedi che è come se si consumasse da solo. Si consuma e quegli aghi diventano parte della neve che c'è in terra. E si appiattisce come se fosse acqua dentro quella neve. Non c'è più. Gudrick, classe armatura 22, mastro. Niente, non ti prende. È il turno di Gudrick. Mastro, sentendo che uno mi dice colpire al cenno, l'altro colpire il cristallo, lo vedo. Cioè, tira su percezione. No, se non mi consuma l'azione, no, miro al centro come mi ha detto Sotello. Pugni al centro istintivo, vai, esatto. Tiro per colpire. Uso tenace ai danni. Vai. Del primo attacco. Intanto. Okay. Tenace ai danni del primo, ok. Vado col tiro per colpire. 22, master. Colpito. Dammi danni. Sono 27 danni. Che praticamente vedi che gli prendi la parte sopra della testa e gliela spazzi via e si consuma il corpo e l'acqua si schiaccia a terra. Mi giro, c'ho l'azione di movimento, vedendo che sono tutti e due là, faccio un'azione di movimento, okay. Se mi è concesso, master. Sì. Mi metto qua a fianco, qua. Okay. Il turno... Ho fatto 9 metri. Sì, sì, è il turno di Sotel. Come avevo detto prima, master, vorrei ricaricare la balestra. Concesso. Valimar, è il tuo turno. Provo a tirare... una spada dall'alto verso il basso, essendo molto piccolo. Tiro così per colpire. Sì. Più tenacia sui danni, però, master. Concesso. Essendo morto. Master. Praticamente riesce a colpirgli in pieno il ghiaccio che lo disgrega completamente. Muori. Gioite di aver distrutto tre dei miei più piccoli cuccioli? Siete fortunati che ero la prima. Vi girate e sopra di voi, cioè come se stesse puntando però ad una determinata altezza, c'è la fata, cioè la Yuguroga, che sta volando. Non è tanto grande, però è lì e sta volando sopra di voi. Bravi, complimenti. Ve ne aspettano altre 5. Cosa volete in cambio? Rinfodero spada, la spada e lo scudo. Non ho pazienza. Cosa volete in cambio? Io sto balbettando, cioè nel senso mi sento che vorrei curare la mia Già lo facevo prima, lo posso fare anche ora. Tieni, piccolo Felion. Fa così e dalla sua mano appare una collana che ti arriva ai piedi. Tutum. E c'è una gemma, sembra un Ailewheel, è di colore azzurro. La prendo. Però non è l'azzurro di Ailewheel che hai già notato. È di un altro tipo, perché sembra un azzurro tendente al ghiaccio. Non sembra
che ha una forma differente. È un Ilewill, però ha una forma differente. Non è una di quelle che si possono incastonare. Gli altri che cosa vogliono? Grazie. Non Ma te ne ho sono pentito. pazienza. Bene, allora volete tornare? O volete restare qui per sempre? Vorremmo tornare. Vorremmo tornare. Buona fortuna con i miei fratelli. Vedete che si chiude in se stessa? Grazie, fata. E ricomparite lì, nella stalla, di fronte alla fontana. Tu, Gudrick, hai in mano quella collana. L'ho mai vista, Master, no? No, no, no. Immagino di no. Una collana del genere non ti sembra di averla già vista, anche perché è un Ilewill. Ti accorgi che è una delle Ilewill, delle gemme incantate, perché le hai già viste, però ha una forma differente. Prego. Non ha la tipica forma che si usa da incastrare negli oggetti, che tu infili e clac, appena la incastri di solito si attiva. È come se avesse anche delle piccole punte che leggermente fuoriescono, ma sono piccoline, non sono punte che ti possono perforare. Provo la metto. Se comunque è una cosa che mi ha dato la Yuroka in persona, non penso sia qualcosa di malvagio, quindi Che la cos'è? aiuto. Appena la Cos'è qui? metti, percepisci subito niente. Gudrick. Controllo solo se c'è scritto qualcosa di particolare dietro, magari un punto di Niente. particolare. Niente. Me l'ha data la io Kuroga. Sotel, sai di che collana si tratta? Percezione, Master, come mi sembra? È un Master, Ilewill, l'hai riconosciuta, ma è differente. È diversa. Ed è palesemente magica, dato che si muove. È come se del ghiaccio si muovesse all'interno. Valimar, se avessi ancora energie, la studierei volentieri. Abbiamo bisogno di riposo. Hai bisogno di riposo. Vero. Visto per fatemi andare a bere. Vero, Master, prova. io la Yoroka, visto che mi ha detto quello che mi ha detto alla fine della prova, anche se un po' indimorito, mi avvicino e grazie, io Kuroga. Prendo un po' d'acqua e la bevo. Ok. Come ti senti, Udrick? Va meglio? No. No. Forse quella collana bisogna, non lo so, attivarla, studiarla, come le nostre collane terrestri, come le Come nostre gemme, i nostri esattamente. restanti oggetti. Esattamente. Mi Forse. stranizza solo questa gemma. Come vedi, non è come le altre incastrate. Tu che sei un mago te ne accorgerai sicuramente. Fammi un giro in Master, percentuale, Sotel. mentre parlano, eccetera, tiro fuori la pergamena e la apro per vedere Quando se è l'apri cambiato sono apparse qualcosa. delle nuove scritte. Ragazzi, ci sono delle nuove scritte. Sotel, sicuramente è abbastanza banale, ma di solito per attivare quel tipo di gemme bisogna stringerla nella mano. Gudrick, prova a stringerla. La maggior parte delle gemme funzionano così. Prova a stringerla nelle mani. La tengo nelle mani e provo a Percepisci una sentire richiesta di qualcosa. Accetto. energia. Appena la stringi, costa 111. Fatto. Ok. Comunque velo. Sembra funzionare.
Udric. Grazie, Yuro. Beh, quando pare forse si è scoperto l'utilizzo della collana. A quanto pare sì, direi di sì. Ringrazierò eternamente Yuro. Percepisci una frescura come rilassante della tua voce. Non facciamone più arrabbiare. Assolutamente non no. Facciamone più arrivare a questo punto. Ma direi... non era inevitabile, Gudrick. Comunque, sì, aspetta, aspetta, ho delle nuove scritte sulla pergamena. State ora prosegui con ciò che cerchi con avidità, quando non ne hai più nelle profondità. Aspetta un attimo. Usa del cervello. Ripetimelo di nuovo. Ora prosegui con ciò che cerchi con avidità, quando non ne hai più nelle profondità. Ora che cerchi con Ora prosegui con ciò che cerchi con avidità, quando non ne hai più nelle profondità. Profondità potrebbe essere il pozzo? O potrebbe. Proviamo a vedere. Con la pergamena in mano. Che ti sembra di una luminosità affievolita, leggermente affievolita. Provo a uscire. Provo a tirare perché l'ultima volta era chiusa. Si apre. Esco e mi dirigo con un buon incedere verso... È ancora molto affievolita la luce. Anche vicino al pozzo? Ok. È strano. No, non si direbbe. Se agisce allo stesso modo con la Yugurōga, si dovrebbe illuminare di più nel luogo giusto. Oppure no. Perché non si illumina. Beh, sarebbe reagito. Sì, avrebbe reagito. Sì, avrebbe reagito. Provo a dirlo lì davanti. Ora prosegui con ciò che cerchi con avidità, quando non ne hai più nelle profondità. No. Butto un occhio nel pozzo. Sembra non accadere niente. La luce è ancora molto cupa con la luce di quelle scritte. No. Se non è successo nulla, non è qua. E se... Forse dobbiamo aspettare la notte? Forse che le profondità del pozzo diventano... Sotel, cosa pensi? Che ore sono, Master? Diciamo esatto. Che siamo verso cena, ma il sole è ancora, cioè non ha fatto già il cambio, cioè luce che illumina tutto, perché ancora no, buio. Non è ancora okay. Buio, è prima di cena, fate ok, è prima 19, di cena 19:30 poi penso. 19 sì. Sotel, cosa pensi? Ci devo riflettere sicuramente. Sì, ma non perdiamo tempo, Non voglio farle arrivare al punto di nuovo. Sì, ma Kudrick, devi capire che Sotel deve riposare. Sì. Il combattimento è stato importante per però lui. Una cosa. Sì. Se dovresti leggerlo dall'inizio, come hai fatto. Proviamo. Sempre vicino al pozzo, secondo te? Sì, proviamo. Rileggila dall'inizio. Vabbè. Mi avvicino, faccio due passi verso il pozzo. Dove coloro che ci aiutano a viaggiare si possono lugola ristorare. Si affievolisce la luce.
Il posto giusto hai trovato, che il mattino ti dia l'aiuto meritato. È ancora più tenue. Ora prosegui con ciò che cerchi con avidità, quando non ne hai più, nelle profondità. Niente. No, Godric, no. E che possa c'entrare con... con il nutrirsi. Con il nutrirsi. Un'idea come un'altra. Possiamo provare. Quante volte hai cercato con avidità? E quando non hai più, la morte, ovvero le profondità, ti attendono. Potrebbe essere un'idea. Proviamo. Proviamo. Quindi vorresti provare sull'albero della divina? Assolutamente sì. Proviamo. Mi avvicino verso l'albero. Si illumina avvicinandomi verso l'albero? Assolutamente no. Ok. Ma no. Non... non reagisce. Era un'ipotesi. Sì, assolutamente. Questo è il prossimo, forse il Gamishkin. Gamishkin. Sì, energie con avidità. Interessante. Potrebbe essere quando non è più nelle profondità. Ora prosegui con ciò che cerchi con avidità, quando non è più nelle profondità. Le profondità potrebbero essere il mare, le profondità di un mare. Quindi proviamo ad andare nell'abbeveratoio, forse. Non lo so, è l'unica cosa che mi viene in mente su profondità, nelle profondità, non lo so. Cosa ne pensate voi? Perché la prova della Yukuroga l'abbiamo già fatta. Ma ricordati che il primo indizio ci portò all'abbeveratoio. Forse non è il primo indizio. Era solo un inizio quello. Sì, ma se supponiamo che ci sia, anzi, con certezza, possiamo dire che c'è una prova per ogni guardiano. Sì. E la Yukuroga sia collegata direttamente a quell'abbeveratoio, ormai non ci serve più. Noi cosa cerchiamo con avidità? Beh, se seguiamo l'intuizione di Gudrick, che potrebbe essere... corretta l'energia. Il Gamechicken. Va bene. Proviamo. Va bene, proviamo. Andiamo dentro il tempio. Andiamo nel tempio. Venite con me. Va bene, arrivate nel tempio. Siete davanti alla cosa del Gamechicken ed è spenta. No, ragazzi, non succede nulla. Quindi, ma siete sicuri che non voglio? Cioè, non so. Ora prosegui con ciò che cerchi con avidità. La sete cerchi con avidità. L'acqua, l'aria. Potresti, l'aria, il respiro. Sì, il respiro. Quando non ne hai più nelle profondità. Dunque intendi Zanzotur? Zanzotur, andiamo da Zanzotur. Avete sentito anche voi questo rumore? Avete sentito come un respiro provenire Cosa dalla succede? Porta che vi porterà al magazzino dove tu sai benissimo, Valimar, che è presente la finestra, considerata la porta sull'aria. Andiamo da Zanzo, andiamo nel magazzino. Forza! Con un incedere importante. Arrivando con un po' di fretta, mentre vai verso il magazzino, sembra che si illumini sempre di più. È questa, è vero, hai ragione, Gudrick.
Salgo di corsa le scale. Salgo di corsa le scale. Salite di corsa le scale tutti e tre? Sì. Arrivate davanti a questa finestra. Quando ti avvicini senti come un suono di un tuono lontano. Però fuori non c'è nessuna tempesta. La finestra è aperta o chiusa, Master? Finestra è chiusa. Ok. Apro la finestra. Ora prosegui con ciò che cerchi con avidità, quando non ne hai più, nelle profondità. E faccio un respiro. Appena lo leggi noti che si stanno formando delle parole là sotto. Si formano delle parole? Si formano delle parole. Cosa dicono? Il posto giusto hai trovato, che il mattino ti dia l'aiuto meritato. Ma scopriremo come andrà avanti nella prossima sessione. Ovviamente avete visto che molte volte tante cose vengono rivelate. Ci vuole comunque sempre un pizzico di fortuna che senza il coraggio non ha nemmeno senso di essere sfruttata. Quindi come al solito, signori e signori, audentes fortuna iuvat. Che la fortuna aiuti gli audaci. Magari un mortale, Malzi. Io sono Maximus Arefin. Benvenuti su Temperia.